soprattutto sugli strumenti militari conservate il predominio mondiale, è chiaro che ci sono tutti i presupposti della terza guerra mondiale. Questo va bene. Ci sono i presupposti, uno scontro globale, uno scontro globale. Ora, di fronte a tutto questo, quale deve essere la nostra attitudine? È chiaro, con le forze limitate che abbiamo ci stanno muovendo. Domani c'è una manifestazione nazionale a Napoli, rispondendo all'appello di Alex Santelli. Lunedì c'è un convegno che organizziamo come Comitato di Guerra Donato, con inviti a vari esponenti europei che hanno le stesse problematiche nostre. Ci confronteremo, vedremo cosa ne esce. Ma ci sono poi altre iniziative in corso, in Sicilia, in Sardegna. Qualcosa si muove, ma non abbastanza. Non abbastanza. Il muoversi vuol dire anche, giustamente già stato detto, scendere in piazza, farsi vedere, premere con azioni che siano ben evidenti, premere appunto per uno sciopero contro queste politiche di guerra, premere in tutti i modi possibili. Non c'è tempo da perdere. E Milano, che è fulcro sempre stato della resistenza, le figure, parlavo prima di Pesci, che conosco, ma io conoscevo molto di più Alessandro Maier, una persona che mi è rimasta nel cuore, una persona a 45 minuscola, fragile, ma di una forza enorme, Pensiamo non con retorica, guardate, al messaggio che ci lasciano. Pensiamo a questo e allora diciamo cosa possiamo fare di fronte a una situazione di questo tipo? Essere spettatori o attori del nostro futuro, della nostra vita? Questo è il messaggio che deve venire. Io spero tanto che questo messaggio forte venga da tutti voi, da Milano. Sì, c'è il ponte di giugno, ma
problema del consolato americano. Sì, eravamo 150, non è importanza. Lì. Perché lì? Quindi permette di mettere in votazione. Diciamo l'orario alle 6.